Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo non sono per niente soddisfatti della loro pensione. Ed è per questo che i due continuano tuttora a lavorare. Adesso che hanno una figlia, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno bisogno di più denaro. È per questo che la coppia si trova in ristrettezza, e non ha potuto fare a meno di commentare la cosa con parole decisamente drammatiche. Ecco quanto prendono di pensione. Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, pensioni da fame. Il famoso ballerino Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, confessa di trovarsi in una condizione economica davvero misera. Il tanto amato e apprezzato ballerino CH negli anni 80 insieme alla moglie ha avuto tanta popolarità e successo in TV, oggi purtroppo non se la passa per niente bene. Enzo Paolo Turchi si sente umiliato ed è arrabbiato, perché la sua pensione è di soli 740 euro al mese, davvero una miseria insomma. Il noto coreografo è costretto a fare i conti con una pensione più bassa rispetto a quello che credeva di meritare. Ci sono rimasto molto male. Non per una questione di soldi, non sono in miseria, bensì per etica professionale. Una pensione da miseria. Nel settimanale SPI, in edicola venerdì 23 novembre, viene raccontata la rabbia non solo di Enzo Paolo, ma anche di altri artisti italiani che come lui, dopo circa 50 anni di carriera si ritrovano con una pensione molto bassa. Troppo. Enzo Paolo Turchi si lamenta così. Non si può trattare così un artista, famoso o non famoso che sia, dandogli un'elemosina. E continua a tutti i miei contributi sono spariti. La ritengo un'offesa. Ma come dicevamo, il marito di Carmen Russo non è l'unico a dover accontentarsi di una pensione misera. Infatti anche altri artisti famosi oggi vivono con pochi spiccioli, tra questi Vilma De Angelis che guadagna 800 euro di assegno vitalizio. Margherita Fumero si accontenta di 897 euro al mese, e come loro anche altri colleghi sono davvero infuriati, e si sentono umiliati dallo Stato per lo stesso motivo.